quando potete cominciamo. Non vi chiedo di accomodarvi perché siete tantissimi, quindi non ci staranno mai tutti, ma insomma siamo pronti. Non si sente? Mi sentite? Ora mi sentite, perfetto. Allora, Ari, buonasera, siamo insieme al ministro Giuseppe Valditara e al ministro vicepremier Matteo Salvini per presentare il libro del ministro Valditara, La scuola dei talenti, un libro ambizioso che parla della scuola di oggi, ma soprattutto prova a disegnare la scuola che verrà, la scuola di domani, partendo da dove? Da una pietra miliare come la riforma Gentile, che compie più di un secolo ormai, passa attraverso i cambiamenti del 68 e arriva a un'idea di scuola che definirei più pragmatica, ma anche con un fondo di idealismo. Ci sono delle citazioni molto belle in questo libro, soprattutto in un capitolo che si intitola Lavoro e libertà, e il ministro cita Rousseau parlando della scuola come l'unico veicolo per diventare cittadini liberi. E c'è un'altra bellissima citazione che è di Yuval Harari e che ci racconta come la scuola sia l'unico modo per discernere ciò che è importante da ciò che non lo è. Io, scusate, vi prego davvero un pochino di silenzio perché si fa fatica. Stanno abbassando anche la musica, ok? Allora, ministro, parto dal titolo, perché il titolo è impegnativo, al di là delle direzioni che già ho un po' provato a dare. La scuola dei talenti. Talento è una parola bellissima, ha dentro di sé il peso, il senso, no? Dell'importanza che noi diamo alla scuola e a quello che è il talento. Ma io glielo chiedo a lei a questo punto, che cos'è il talento? Cos'è il talento legato alla scuola? Ma innanzitutto il talento è l'abilità, le potenzialità del singolo soggetto, della singola persona. La scuola dei talenti è la scuola costituzionale. Io tengo molto a questo aggettivo perché la scuola costituzionale è quella che mette al centro la persona dello studente. Cito spesso quel discorso di Giorgio La Pira in sede di Assemblea Costituente, quando lui disse la differenza rispetto agli stati totalitari è che la Repubblica mette al centro la persona e al suo servizio lo Stato, invece lo Stato totalitario è quello che mette al centro lo Stato e al suo servizio la persona. E allora il merito, anche qui la rivoluzione del merito, deve essere intesa in questo senso, non qualche cosa di astratto, non una vetta irraggiungibile, elitaria, che solo pochissimi potrebbero appunto raggiungere, ma il merito è il meglio che ciascuno con l'impegno può dare. E allora vediamo che già ci sono dei valori importanti: la centralità della persona, l'impegno, ovviamente quest'idea di merito, che è un'idea estremamente democratica perché tutti ovviamente possono far parte di questa scuola del merito, e la scuola deve valorizzare i talenti di ciascuno, deve dare ad ognuno la possibilità di affermarsi, di realizzare i propri sogni e le proprie potenzialità. Ecco, questa idea democratica del merito parte da a numerosi presupposti, c'è cioè tutto un capitolo dedicato alle scuole della periferia, ma poi inevitabilmente si parla anche molto di sud, perché quando c'è la questione del merito democratico, cioè di che cosa noi possiamo ambire a essere, a diventare rispetto alle condizioni date, è chiaro che tutti i dati ci dicono che nel meridione c'è un problema, anzi più di uno, rispetto ai gap che ancora ci sono da colmare per arrivare a che cosa? A degli standard che siano omogenei nella nostra penisola, soprattutto per quel che riguarda la dispersione scolastica, la possibilità di accesso allo studio, la possibilità di trasformare le opportunità dello studio in qualcosa che sia effettivamente concreto per le aspirazioni della persona. Legato a questo tema, vorrei chiederle, Ministro, la riforma del 4+2, che risultati sta avendo nel meridione, come si stanno posizionando gli studenti rispetto a questa opportunità e quali sono gli obiettivi che questa riforma ha dato? Ma se allora noi puntiamo a valorizzare la persona, a valorizzare i talenti di ciascuno, dobbiamo essere consapevoli che l'Italia, come testimoniano tutti gli indicatori internazionali, è ancora purtroppo divisa in due. E allora il compito nostro è quello di riunire l'Italia
riunire l'Italia partendo dalla scuola. E da qui una visione strategica. Lei ha accennato prima il tema di Agenda Sud. È la prima volta che un governo stanzia delle risorse veramente imponenti, 325 milioni di euro, per occuparsi della scuola del Mezzogiorno, occupandosi con 10 punti di intervento forte, con più docenti, con scuole aperte al territorio, con anche il coinvolgimento delle famiglie, con una formazione specifica per gli insegnanti, con un monitoraggio di queste nuove tecniche didattiche, con più laboratori, più teatro. Ma è straordinariamente importante che la riforma del 4+2, la riforma in via sperimentale della formazione tecnico-professionale, abbia avuto una risposta eccezionale proprio nelle regioni del Mezzogiorno. Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna hanno risposto in modo veramente sorprendente. Questo vuol dire che c'è una voglia di riscatto, c'è una voglia di crescita, c'è una voglia di cogliere la direzione della modernità che veramente ci ha entusiasmato. E fra l'altro, proprio in questo contesto, noi abbiamo all'interno di Agenda Sud, ma all'interno del 4+2, noi abbiamo collegato il tutto anche al ponte sullo Stretto, perché abbiamo creato un gruppo di lavoro in Calabria, lo stiamo creando anche in Sicilia, per costruire una rete di scuole tecniche professionali che possa accompagnare quello straordinario sviluppo che porterà il ponte alle comunità interessate. Perché è ovvio che bisognerà formare dei tecnici per gestire servizi nuovi e per essere in grado di offrire le maggiori potenzialità che questa opera colossale potrà offrire al territorio. Beh, a questo punto mi dà l'assist per passare la palla a Matteo Salvini. È interessante, no, questo aspetto legato alla formazione, al lavoro, ma tra l'altro uno dei temi che si dice sempre, no, quando si parla di scuola, l'accesso alla professione è una delle questioni più urgenti nel nostro paese. C'è anche un problema di professionalità. Allora, pensando al ponte sullo Stretto, al progetto del ponte sullo Stretto, è vero che mancano nel nostro paese queste professionalità sufficienti alle mie stanze poi per realizzare il progetto? Innanzitutto grazie al professor Valditara, grazie a voi. Io penso che per un anno e quattro mesi di vita spericolata alla guida del Ministero, un applauso a Giuseppe sia assolutamente perché ricordo che in fase di formazione del governo, quelle riunioni che non finiranno mai sui giornali, a meno che non fossero anche quelle intercettate da pezzi di finanza che poi le passavano ad altri, però quando si parlava del Ministero della Scuola non c'era la gara a dire prendo io, lo faccio io, do il nome io, perché era un tema straordinario, importante, ma delicato e complicato. E devo dire che chi pensava e sarebbe stato uno dei talloni d'Achille di questo governo nei primi 16 mesi, penso che sia un ragionamento oggettivo fra rinnovo del contratto, incremento delle assunzioni, valorizzazione e tutela del ruolo del docente, sia invece uno dei gioielli che portiamo in dote agli italiani dopo questi 16 mesi di governo. Quindi, grazie a tutta la squadra del Ministero. Anche perché valorizza i talenti dei giovani, e arrivo al ponte, i giovani che spesso vengono vissuti mediaticamente come una problematica, i giovani del disagio, i giovani alienati, i giovani che non hanno voglia di lavorare, i giovani sfaccendati, i giovani che non escono di casa. Io penso che i giovani siano il nostro futuro, e da ministro e da ministri per loro lavoriamo. Per i giovani ingegneri non solo il ponte, io ieri l'altro ho girato Liguria e Piemonte, il tunnel subportuale di Genova, che non finirà sulle pagine dei giornali o nei titoli dei telegiornali perché non è trendy, però è un'opera di ingegneria idraulica unica al mondo, 3 chilometri sott'acqua per liberare Genova e collegare il porto
con la città, TAV, quanti ingegneri ci stanno lavorando, il ponte sullo stretto che è all'estero assolutamente atteso, studiato e venerato, molto più che in Italia, dove si riesce a far polemica perfino su un viadotto, su un tunnel, su un ponte. È l'unico ponte al mondo che ancora prima di essere in lavorazione è indagato, perché in Italia non si sa mai che uno faccia qualcosa, allora indaghiamo, perché sì, c'è bisogno. Se noi riusciamo a liberare tutti i cantieri che abbiamo in progettazione in Italia, ad oggi non abbiamo manodopera sufficiente, non abbiamo aziende sufficienti, ingegneri, architetti, geometri, geologi, manovalanza, operai. Quello che stiamo facendo come lavori pubblici è una scommessa sui giovani, perché ovviamente ogni miliardo di euro di cantieri significa circa fra i 15 e i 20 mila posti di lavoro creati, vuol dire una busta paga a fine mese. Quindi per i giovani ingegneri, per i giovani architetti, i tanti ponti che stiamo progettando in Italia saranno fonte di lavoro, di reddito e anche di orgoglio. Fatemelo dire, io sto trovando ingegneri italiani che stanno facendo fortuna in tutti i paesi del mondo. Avere dalla prossima estate aperto il cantiere del ponte a campata unica più lungo al mondo, che non ha eguali in Cina, in Turchia o negli Stati Uniti, evidentemente sarà fonte di lavoro, però anche di orgoglio, di stima da parte degli ingegneri italiani. Vale, non dipende da Beppe, dipende da un altro ministro, ci stiamo lavorando, per i giovani medici e la battaglia per abolire il numero chiuso a medicina e aprire le facoltà è assolutamente una battaglia per tanti giovani aspiranti medici. Io personalmente sto cercando come ministero, siccome abbiamo anche la delega sulla casa, di pensare anche ai giovani genitori, e stiamo lavorando fra cantieri già aperti e cantieri che verranno aperti a un piano casa per 100.000 appartamenti rimessi a posto. E pensiamo a quanto costa un affitto a Roma o a Milano e a quanto un 25enne, ma non precario, un 25enne ingegnere che lavora al MIT di prima nomina prende 1.600 euro al mese, e tu a Roma con 1.600 euro al mese devi decidere se pagare l'affitto o mangiare. E quindi un piano casa degno di questo nome significa dare speranza ai giovani. Non la faccio lunga, penso ai giovani agricoltori, e io ho la responsabilità del piano dighe nazionale, del piano idrico nazionale per dare acqua con la progettazione di nuove dighe, e alla battaglia che stiamo facendo in Europa come Lega per fermare le follie green dalla carne sintetica alla farina di insetti. E altri giovani, siamo in un tempio del sapere, siamo in una libreria. Io vedo i ragazzini di oggi, mia figlia legge ormai sul computer. Io adoro il profumo della carta, è chiaro che costa, però a me un libro piace sfogliarlo, piace toccarlo, piace annusarlo, piace conservarlo, piace regalarlo, piace leggerlo. E conto che alla fine di questa legislatura, che durerà 5 anni, si mettano l'anima in pace le opposizioni, ci sia più spazio anche per i giovani nel mondo dell'arte, della scrittura, della poesia, del teatro, del cinema, della musica e della cultura, in base al talento e non in base solo all'appartenenza politica di una certa parte. Perché si può scrivere un libro, si può andare in cattedra anche se non si compiangono ex brigatiste, e si può scrivere un libro perfino se si è generali dell'esercito italiano. Mannacci, poi si candida alla fine. No, è mentira, l'assist. Chi vivrà, vedrà. Mi scusi, Salvini, faccio un'altra incursione in attualità, perché lei purtroppo preme e quindi non si può farne a meno. Lei poco fa citava in una battuta il tema del dossieraggio. E mi ha colpito, proprio in queste ore il procuratore Merillo sta dicendo una cosa molto pesante, certo, importante, cioè che Striano non può aver fatto tutto da solo, c'è un secondo livello. Lei ieri chiedeva chiarezza rispetto ai vertici della finanza, gli ex vertici della Guardia di Finanza, quindi lei si è fatto un'idea su quale può essere questo secondo livello? Ce l'ha un'idea? Dove guarda lei?
Ma io ero lo spiato, non lo spione, e quindi è chiaro che da spiato è difficile capire chi mi spiasse, da chi fosse indotto a spiarmi. Ringrazio il procuratore Melillo, che ha avuto parole di verità e di coraggio, perché dire che non si può condurre tutto al fatto che erano tre persone, dipendenti pubblici, che per hobby spiavano migliaia di italiani, non ci crede nessuno. Quindi io non posso sapere, l'hanno fatto invitati da chi, pagati da qualcuno, pagando qualcun altro. So che sicuramente stiamo leggendo non di alcune centinaia, ma di alcune migliaia di italiani, non politici, imprenditori, medici, avvocati, cantanti, calciatori, editori, ingegneri, spiati nel loro privato, perfino nel loro conto corrente, sia una cosa che per gravità non ha eguali nella storia della Repubblica. Ringrazio i servitori dello Stato, fedeli allo Stato, come il dottor Melillo, che ci aiuteranno a fare chiarezza, che poi la Lega, stando a quello che leggiamo, perché io non ho altri elementi in più di quello che leggiamo, sia il partito più spiato, più infamato, più indagato. Per un certo verso mi inorgoglisce, perché vuol dire che per un certo tipo di sistema marcio siamo i più scomodi e quelli da colpire. Per un altro verso mi preoccupa, perché se fosse accaduto l'inverso, cioè se ci fosse stato un sistema marcio di finanza, magistratura e giornalismo di destra, che avesse fatto le stesse porcherie nei confronti della compagine politica a me avversaria, sarebbe stato ugualmente scandaloso, perché io gli avversari politici li voglio sconfiggere nelle urne elettorali col voto dei cittadini, non nei tribunali e con lo spionaggio sui conti correnti. Quello che è certo è che, se ha ragione il procuratore Melillo, dovranno venire fuori i nomi e cognomi dei mandanti, che non sono a basso livello, che saranno sicuramente a medio-alto livello, e vediamo. Ultima riflessione, lo dico da giornalista professionista in aspettativa non retribuita, iscritto all'ordine a cui pago, come tutti i giornalisti, il mio obolo annuale. Vedere che qualche collega parla di libertà di stampa a proposito della complicità, a quanto si legge, qualora venisse provato, nella commissione di un reato, di un'attività illecita, ecco, la libertà di stampa è altra roba, e non si permetta nessuno di accostare il nome di giornalisti che hanno perso la vita per fare giornalismo d'inchiesta a gente che invece andava a ravanare nell'immondizia per motivi politici. Sono due modi di intendere il giornalismo profondamente diversi. Ministro Valditara, resto anche con lei sull'attualità, però cambiamo un attimo argomento. Quando lei diceva mettere al centro la persona, si riferiva ovviamente agli studenti, in prima battuta, ma non da meno anche agli insegnanti. Allora, io ho notato una cosa che è cambiata profondamente anche rispetto ai tempi in cui andavo a scuola io, riguarda gli insegnanti, ma molto anche i dirigenti scolastici, i presidi, che hanno un approccio nuovo nei confronti, inedito, nei confronti dei ragazzi, della scuola. Vediamo questi presidi che ai miei tempi erano figure un po' ieratiche, no? Stavano in un posto che sembrava altro, la scuola. Invece dormono a scuola quando ci sono le occupazioni, stanno con i ragazzi, entrano nelle aule, cioè si fanno carico in un modo fisico della scuola. E perché le dicevo in questione attualità? Perché questi giorni si parla dell'occupazione al liceo Parini, per esempio, che è finita senza danni, è finita senza danni anche perché c'è stato un richiamo forte, lo troviamo nel libro, no? Questo aspetto relativo alla responsabilità di studenti e quindi anche dei docenti, dei presidi che si fanno carico di questa responsabilità nel tutelare il patrimonio scolastico anche quando si protesta. Ma lì tocca due argomenti molto, molto importanti. Innanzitutto l'esempio del preside che dorme a scuola per tutelare la sua scuola.
Io giro tante scuole in Italia e trovo docenti, trovo dirigenti scolastici eccezionali, con una dedizione, uno spirito di dedizione, quasi, una volta ho usato questo termine, di eroismo, perché affrontare soprattutto in certe aree disagiate del paese con grande entusiasmo, con grande passione, senza magari un riconoscimento economico che dovrebbe essere all'altezza di un impegno così significativo per i nostri giovani, anche se l'abbiamo aumentato, e poi dopo magari parliamo anche di questo, e l'abbiamo aumentato in modo significativo. Però va dato atto a questi docenti, a questi dirigenti scolastici, è molto bella la scuola italiana e credo che ci sia anche la consapevolezza in loro che stanno svolgendo il lavoro più bello del mondo, cioè quello di dare un futuro ai nostri giovani. Che cosa c'è di più bello che non dare un futuro a delle ragazze e dei ragazzi? Poi c'è il tema delle occupazioni. Beh, io sono intervenuto in modo molto deciso e prendo atto però, e mi fa molto piacere, che da quel momento tutte le occupazioni che si sono svolte non hanno mai più prodotto danni. Anzi, persino al Virgilio, pochi giorni dopo il mio intervento, Virgilio è un liceo di Milano, hanno ripreso alla lettera le mie parole, chi rompe paga, e hanno detto no, ma perché effettivamente noi ci teniamo, non siamo come gli altri, non vogliamo che la nostra scuola venga devastata. E vorrei fare una piccola polemica con quelli che sono intervenuti, ah ma che vergogna. Allora, io credo che tutelare il patrimonio pubblico dalle devastazioni dovrebbe essere qualche cosa di sentito da tutti. Qualsiasi persona di buon senso che abbia il senso della collettività, che abbia il senso dei beni pubblici, perché poi quei milioni di euro che ogni anno vengono, lo Stato deve pagare a seguito dei danni conseguenti alle occupazioni, sono soldi che pagano i cittadini, non è che cadano dal cielo. Allora, non avere la consapevolezza che bisognava dare un alert molto secco, molto netto, basta con questo andazzo per cui si occupa e si devasta la scuola. Io sono stato a quel Severia, a quel liceo di Milano, le immagini erano impressionanti. Lavagne elettroniche appena date, appena consegnate da noi con i fondi PNRR distrutte, computer gettati dai piani superiori con un atto di puro vandalismo, gli idranti che avevano sparso questa polvere, che tra l'altro è anche allergenica, in tutta la scuola, danni per oltre 70.000 euro, una scuola chiusa per 3 settimane, ma che senso ha? Cosa c'entra con la libertà di manifestare il pensiero? Non c'entra nulla! Allora, un conto è l'occupazione. L'occupazione si può discutere, per carità. Io personalmente non ritengo che sia molto meglio uno strumento democratico come le autogestioni, che sono fra l'altro previste dal regolamento d'istituto. Ma un altro è devastare la scuola. Qua di manifestazione del pensiero, come qualcuno ha detto, proprio non c'è niente. Niente. E allora mi fa piacere constatare che i ragazzi abbiano, non dico, cambiato rotta, ancora prematuro, ma voglio sperare che quelle parole siano servite a qualche cosa. Mi rifaccio a quello che diceva poco fa, e questa è una domanda che vorrei fare entrambi, sia lei che a Santini, perché lei accennava agli stipendi degli insegnanti, no? È chiaro che quando noi vogliamo mettere al centro la persona, quindi anche la dignità della professione, eccetera, lo stipendio inteso come valore assoluto, ma non c'è soltanto una questione di valore assoluto lo stipendio, questa infatti è la domanda che volevo farle. Sappiamo da molto tempo che è così, che in questo nostro paese avere uno stipendio in una provincia, in un sobborgo al sud, o averlo in una grande città, magari nel centro nord, ha un peso specifico completamente diverso, perché il costo della vita a Milano, a Torino, a Firenze, a Bologna, a Genova, ma anche a Roma, è in maniera spropositata differente rispetto a quello che può essere appunto in provincia e soprattutto in una provincia del centro-sud. E questo crea dei problemi grossi di disequilibri in termini di possibilità di vita e anche in termini di, per esempio, di
possibilità per gli insegnanti di trasferirsi al nord se ce ne sono diventati di ruolo. Quindi che impoverimento grande, no, della forza lavoro, che magari rinuncia a un posto più professionalizzante, migliore, perché non se lo può permettere, no? Siamo in questo paradosso. Come ne usciamo? Lo chiedo a lei e poi lo chiedo anche a Salvini, perché dentro questo ragionamento si apre poi un ragionamento più grande, no? Che riguarda anche quello delle autonomie. Ma innanzitutto mi piace citare un dato che non è un dato frutto di una mia ricerca o da una mia analisi, quindi potrebbe essere sospetto, ma è un dato di una ricerca dell'Invalsi. Dopo l'aumento, dopo il contratto che abbiamo chiuso, devo dire che era da un po' di anni che si discuteva di quel contratto, non si riusciva a trovare un accordo, abbiamo destinato 300 milioni di euro che erano sparsi per progetti di vario genere, abbiamo concentrati per aumentare gli stipendi di tutti i docenti e di tutto il personale della scuola. Bene, dopo quell'ultimo, quel contratto, quello che abbiamo concluso novembre 2022, la posizione dei docenti italiani nelle graduatorie europee, dati Invalsi, è migliorata. Prima eravamo all'ultimo posto, ora, secondo i dati Invalsi, ovviamente sempre paragonando al costo della vita, abbiamo superato Francia, Portogallo, Finlandia e Svezia. Questo è un dato interessante, è un dato che tra l'altro migliorerà ancora con le risorse che sono state destinate all'aumento dei contratti del personale statale. Nell'ultima legge di bilancio stimiamo un aumento medio solo per i docenti nel prossimo contratto di circa 160 euro al mese. Quindi nel giro di un anno e mezzo ci saranno due contratti a favore del personale della scuola, 1.200.000 lavoratori. Non si è mai visto, credo, nella storia della scuola italiana che in un anno e mezzo ci siano aumenti per circa 300 euro al mese per i docenti. Però c'è un altro tema molto grosso, che è quello che lei toccava prima. Nel mio libro cito tutta una serie di indagini e oggettivamente il costo della vita in alcune realtà del paese è molto più elevato. E questo ci porta, anche qua ci sono dei dati impressionanti, al fatto che non riusciamo a coprire le cattedre. Che c'è anche un docente che dovrebbe diventare di ruolo in certe aree del paese, preferisce rimanere precario stando a casa perché il costo della vita è insopportabile, intollerabile. E allora io lo dico molto sommessamente, lo dobbiamo fare insieme con i sindacati, lo dobbiamo discutere, è una scelta questa importante ma strategica per il nostro paese, perché altrimenti fra qualche anno noi in quelle aree del paese saremo costretti a chiudere le scuole perché non abbiamo docenti. Allora dobbiamo trovare delle forme di incentivo, ne abbiamo trovata qualcuna molto apprezzata, per esempio per le scuole situate nelle aree di montagna, abbiamo dato più punteggio e abbiamo consentito di scaricare l'affitto nella dichiarazione dei redditi, perché è ovvio, no? Se uno va a lavorare in una zona di montagna affitta l'appartamento e difficilmente ci va volentieri se non c'è un'agevolazione. Ecco, quella potrebbe essere, con Matteo Salvini se ne parlava, magari, ma questo lascio a lui la parola, magari anche nel piano casa si potrebbe individuare qualche cosa. Insomma, insieme con le regioni dobbiamo immaginare degli incentivi. Beh, c'è un accordo sindacale del 2021, se non ricordo male, che prevede fra l'altro per il pubblico impiego tutta una serie di incentivi che vanno dai trasporti all'abitazione e a quant'altro. Dobbiamo parlare, ma non possiamo tacere su questo punto. Chi fa finta di niente non vuole il bene della scuola italiana, il bene dei nostri ragazzi, perché non vuole la continuità didattica, e soprattutto non vuole il bene di quei tanti insegnanti che si trasferirebbero ben volentieri, ma che certamente non possono farlo in condizioni di questo tipo. Scusi, per cortesia, non interrompa. No, guardi, il dimensionamento non chiude scuole, per cortesia non dica falsità, il dimensionamento non chiude scuole. Però per piacere non interrompa una riunione. Grazie. Non interrompa. Il dimensionamento non chiude scuole. Mi dispiace, si informi. Non faccia propaganda. Scusate.
scusate, fate finire la presentazione del libro, la presentazione del libro, e poi dopo avrete modo di dire le vostre opinioni in merito. Ministro Salvini, parlavamo di un tema importantissimo, cioè delle diseguaglianze nord-sud che premono sulle condizioni di vita degli insegnanti e quindi anche sulla qualità delle nostre scuole, un tema assolutamente importante questo da risolvere. Ma non solo nord-sud, città e campagna. Un conto è fare l'insegnante, il poliziotto, il pompiere, il postino a Milano, un conto è farlo a Lodi. Quindi il problema non è la rivalità, un conto è farlo a Roma, col costo di Roma, un conto è farlo a Tivoli o a Velletri. E quindi il problema più che nord-sud io lo farei fra i grandi centri, equiparandolo al costo della vita, che la vita costa di più in centro a Catania, in centro a Milano, in centro a Roma, che non in provincia. Quindi si tratta di dare degli incentivi, che possono essere detrazioni fiscali, possono essere bonus sull'affitto, per permanere in alcune situazioni. Io ricordo che quando ero ministro dell'interno, i vigili del fuoco a Milano, in via Messina, venivano, si formavano per qualche mese e poi appena potevano chiedevano il riavvicinamento, e quindi ci sono alcune aree del paese che sono perennemente sotto organico e altre aree del paese che sono oltre organico. Quindi si tratta, accompagnandolo con i sindacati, quindi non imponendolo dalla sera alla mattina sulla testa di nessuno, una riflessione, cartina geografica alla mano, penso anche ai medici, è un discorso che facevo con il Ministro della Salute, fare il medico in città ti porta tot clienti e tot indotto, fare il medico in Val Camonica o sull'Aspromonte o sull'Appennino Reggiano ovviamente comporta altri sacrifici, quindi per ogni professione occorrerebbe prendere, io lo sto facendo con il Ministro delle Infrastrutture, perché anche per me fare l'ingegnere a Roma è un conto, fare l'ingegnere in provincia di Ferrara o a Lamezia Terme è un altro conto, evidentemente. Quindi, visto che questo è un governo che non pretende di stare simpatico a tutti, ma vorrebbe risolvere dei problemi lasciati sotto il tappeto da troppo tempo, prendere la cartina geografica del paese e decidere che premialità, non togliere qualcosa a qualcuno, ma aggiungere qualcosa a qualcuno, pensiamo ai medici di pronto soccorso, è il ragionamento che stiamo facendo, pagando di più e portando ulteriori tutele ai medici di pronto soccorso, perché in questo momento o sei un missionario per fare servizio di pronto soccorso di notte a Roma o a Milano esponendoti alla maleducazione o alla violenza di chi che sia, oppure devi essere aiutato. E quindi conto che possa alla fine di questo mandato, quindi fra 3 anni e mezzo, esserci un'Italia un pochino più equa, dove chi fa un lavoro più faticoso, più impegnativo, più pericoloso in alcune aree, all'estremo nord o all'estremo sud, possa essere anche economicamente incentivato a farlo. Ministro Salvini, anche per stemperare un po', rifaccio un'incursione in attualità, perché a proposito di tutto quello che ci stavamo dicendo finora, una delle terre dati alla mano che più soffre alcuni di questi tipi di problematiche, anche per ragioni proprio storiche, c'è stato il terremoto, le difficoltà legate poi alle ripartenze, eccetera, è proprio l'Abruzzo, dove gli andate a giocare tra qualche giorno il partitone post-Sardegna. Lo teme un po' l'effetto Sardegna? E poi, e l'altra domanda che volevo farle è legata a questo, perché visto che parliamo di scuola, voi dopo coalizione di centrodestra, dopo la Sardegna avete detto una cosa molto da scuola, cioè impareremo ai nostri errori, esattamente quello che si dice a scuola. Che errori avete fatto e che cosa avete imparato? Apprezzo l'abilità retorica della direttrice ad arrivare in Abruzzo facendo un giro molto largo e circostanziato per cercare di ammantare. Fate un applauso, perché non male, questa me la segno. A proposito di problemi e di scuola, passando dal terremoto, quindi il voto in Abruzzo, quindi non fa la grinza, ci sta. No, io sono stato in Abruzzo non in questi giorni di campagna elettorale, ci vado da anni, da quando ho l'onore di fare il ministro dei trasporti, cioè da 16 mesi
oltre che raccogliere segnalazioni e lamentele, posso anche usare il mio tempo per trasformare in fatti quelli che erano parole. Poi leggo su qualche giornale che se dopo un anno e rotti di lavoro riusciamo a dare una risposta aprendo un nuovo casello autostradale è perché siamo in campagna elettorale. Ma siccome in Italia si vota ogni quarto d'ora in ogni paese, e quindi allora il ministro dei trasporti non deve far più niente per evitare di essere accusato di essere in campagna elettorale. Comunque lo dicevo perché ho rincontrato un amico che era in consiglio comunale con me tanti anni fa, Fabio Altitonante, che poi ebbe una sgradevole vicenda giudiziaria che lo allontanò dalla politica, tranne poi essere totalmente assolto perché non c'entrava niente, ma intanto era stato completamente sputtanato e rovinato, e l'ho ritrovato a fare sindaco di un comune abruzzese di 8.000 abitanti a Montorio. L'ho incontrato, ce l'avevano già sentiti, aspettavano questo casello autostradale da 30 anni, tanto che mi ha presentato, a proposito di Abruzzo, è stata molto bella, due sindaci che c'erano prima di lui, prima di Tangentopoli, quindi anni 80 e 90, che mi hanno raccontato come già negli anni 80-90 stavano facendo la battaglia per questa uscita autostradale. Ebbene, ho avuto la gioia, la fortuna, l'onore di accompagnare al posto giusto, nel momento giusto, la notizia che dopo 35 anni, questa estate 2024, aprirà il cantiere per sto benedetto casello autostradale. Non è perché si vota in Abruzzo domenica, è perché lo aspettano semplicemente da 30 anni, e lo stesso PD che mi rimprovera di averlo fatto oggi è quello che non l'ha fatto nei 30 anni precedenti. Ma queste sono cose che fanno parte del... Secondo me si vince, e si vince bene. Io sono scaramantico, non scommetto mai, non compro il gratta e vinci, non faccio la lotteria di Capodanno, alla schedina, quando c'era la schedina che facevo con mio nonno 40 anni fa, non solo non ho mai fatto 13, ma neanche 12, neanche 11, quando andava bene facevamo 7 o 8, quindi non sono esattamente uno scommettitore, non mi piacciono i casinò, le slot machine o quant'altro. Sull'Abruzzo ho scommesso un caffè, perché si è governato bene per 5 anni, perché la squadra è compatta, perché non ci sono stati i litigi che ci sono stati in Sardegna, perché non ci sono state le polemiche, le divisioni che ci sono state in Sardegna. Quando litighi allontani la gente, quando lavori bene insieme avvicini la gente. Quindi io penso che in Abruzzo il centrodestra domenica vincerà, e non dello 0 virgola come è accaduto in Sardegna, e la Lega ad abbondanza avrà un ottimo risultato. Questo poi ci vediamo settimana prossima qua con Beppe a rifare un'altra presentazione, perché se ogni volta porti tutta sta gente... Fammi solo ritornare un attimo, sentivo parlare di autogestione, di occupazione, siamo stati tutti giovani, abbiamo fatto tutti le scuole superiori, io ho fatto il classico, sono tornato indietro mentre parlavi ai miei 5 anni al classico, ricordo che ho partecipato ad autogestioni per i motivi più vari ed eventuali al mondo, per difendere i diritti di popoli sconosciuti che neanche a noi che facevamo autogestione erano ben noti, però se ci permettevano di superare due compiti in classe, evidentemente l'autogestione era assolutamente fondata, motivata, senza però mai svuotare gli estintori, distruggere le palestre, scardinare le finestre. La differenza, se uno non è un pochino rivoluzionario, sognatore o trasgressivo, a 15 anni c'è qualcosa che non funziona, nel senso che a 15 anni io li avevo i compagni di classe, eravamo in tipo 23-24, c'erano, ci sono in ogni classe, i tre che qualunque cosa accada, prof, io ci sono e se vuole mi interroghi pure. Ecco, io non ero di quei tre, e anche in queste settimane, quando vedo in televisione, anche lunedì mattina ero a Genova, eravamo lì col collega Piantedosi, quindi figurati la coppiata Salvini-Piantedosi che tipo di riscontro poteva avere in qualche collettivo, quindi ci sta che ci sia il corteo, ci sia la manifestazione, ci sia lo striscione fuori dal liceo, però il limite è non danneggiare quella che poi è casa tua. Perché se al Severi, che è una scuola che conosco bene, perché dove andava mio figlio, non vai a scuola per 3 settimane, non è che fai un dispetto a Valditara, a Salvini o alla Meloni, fai un dispetto a te stesso. Ed è giusto chiedere che siano le famiglie a metterci i quattrini se hanno dei ragazzi un pochino indisciplinati che escono di casa per andare a far casino. E da genitore aggiungo, e ringrazio il Ministro,
perché se lo Stato si costituisce parte civile per difendere gli insegnanti e le maestre aggredite, io da genitore sono più tranquillo. Ovviamente, però qua non dovremmo fare la presentazione di un libro, ma fare un dibattito che dura mezza giornata, non se un 17enne va a scuola per occupare si fa due canne, ma se un 12enne prende a schiaffi un professore, il problema non è il governo, non è lo Stato, non è la scuola, il problema è a casa, perché evidentemente a casa ci sono una mamma e un papà, anzi, non vorrei provocare nessuno, evidentemente a casa ci sono un genitore 1 e un genitore 2 che hanno sbagliato. Ministro Vanità, abbiamo tempo ancora per un'ultima domanda. E siccome il ministro Salvini riportava al centro dell'attenzione giustamente lo studente, il ragazzo, chiudiamo proprio parlando dello studente. Allora, le faccio una domanda un po' composita, perché ci sono due aspetti che mi interessava discutere con lei. Il primo riguarda, parlando del futuro del nostro paese, quindi riagganciandoci al tema dell'inizio, c'è una grande questione legata agli studenti stranieri, cioè come aiutarli e valorizzarli al meglio possibile affinché l'integrazione a cui tutti dobbiamo puntare e ambire si possa compiere fin dalla scuola, magari fin dalla scuola primaria, dove si formano le coscienze, le possibilità di stare insieme e poi anche il valore formativo e quindi professionale delle persone. E insieme a questo aggiungo un altro tema, che è quello legato al come si giudicano i ragazzi, no? C'è stata anche un po' di polemica in questi ultimi giorni. Quanto è lecito dare un giudizio su dei ragazzi anche molto, molto piccoli e quanto può essere educativo il valore del giudizio? Ma dunque, innanzitutto il tema dei ragazzi stranieri di prima generazione, perché se andiamo a guardare i dati di Istat e Invalsi, gli studenti stranieri di seconda generazione vanno molto meglio, il che significa già da questo che è un problema di conoscenza della lingua. Ma purtroppo le polemiche di questi giorni non partono da un dato drammatico, che la dispersione scolastica degli studenti stranieri è di oltre il 30%, quella degli studenti italiani è del 9,8%. I risultati Invalsi sulle prove di italiano stanno a testimoniare un gap formativo del 22% per gli studenti stranieri. Sapete cosa vuol dire il 22%? Vuol dire un anno in meno. Vuol dire che gli studenti stranieri hanno un anno in meno di preparazione rispetto allo studente italiano. Non solo, ma i dati Invalsi ci stanno anche a testimoniare una crescita esponenziale della dispersione scolastica in quelle periferie delle grandi città del nord dove più alta è la densità di studenti stranieri. E allora questa è una soluzione civile? È una soluzione che vuole il bene dei ragazzi stranieri? No, evidentemente qualcosa bisogna cambiare guardando che cosa si fa all'estero, dove il tema dell'inclusione è stato affrontato già da tempo molto bene. Allora, inseriamo i ragazzi stranieri, come io ho proposto, nelle classi insieme con gli studenti italiani. Ma se è necessario, facciamogli fare del potenziamento di italiano, perché se non vai a potenziare l'italiano per chi non lo conosce, fa il suo male. Segui la tua ideologia, che è un'ideologia fallimentare, e non vuoi il bene del ragazzo straniero, non vuoi la sua vera inclusione. Oppure rendiamo obbligatori i corsi pomeridiani di lingua italiana, come si fa in tutti i paesi europei, perché altrimenti rischiamo che noi disperdiamo questi giovani, che non avranno un futuro brillante di fronte a sé, perché quando c'è una dispersione così alta significa che questi ragazzi non potranno realizzarsi concretamente. Altro tema, quello delle valutazioni. Io vi voglio leggere una scheda analitica e guardate che tanti pedagogisti sono intervenuti in questi giorni, ma senza aver letto l'emendamento. Il nostro
come dire, intervento legislativo. Allora, sono un professore universitario, normalmente mi hanno insegnato, e lo dico ai colleghi pedagogisti, che prima di intervenire si leggono i testi, perché altrimenti, Valditara vuole abolire il giudizio analitico. Sciocchezza colossale, non è affatto vero, semmai lo semplifichiamo, ci aggiungiamo delle pagelle, perché anche i ragazzi hanno bisogno di essere valutati, di capire, e soprattutto le famiglie. Allora, vi leggo questa valutazione. Elementi di grammatica esplicita, riconoscere le principali parti del discorso, gli elementi essenziali da fare, comprendere e usare le parole mano a mano apprese ampliando il lessico d'uso, e soprattutto elementi di grammatica esplicita, acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo in fase di prima acquisizione. Ora io mi chiedo, quale bambino di 7 anni, di 8 anni, di 9 anni riesce a capire elementi di grammatica esplicita, acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo in fase di prima acquisizione? Va benissimo, magari lo semplifichiamo un po' nel linguaggio, per il docente, va benissimo magari anche per una famiglia quando glielo si spiega, ma accanto a questo dire ottimo, buono, sufficiente, insufficiente, forse è anche un modo per dire al bambino hai raggiunto determinato... No, noi siamo persone democratiche e non interrompiamo, non interrompiamo. Abbia la cortesia, per piacere. Lascialo perdere, lascialo perdere. Vabbè. Questo purtroppo sono le schede che vengono date. Ma sta facendo un esempio, non è stato... Le faccio un esempio che in tutte le scuole italiane. Ma non è vero. Ma vale, scusi, per cortesia. Sono delle schede analitiche che sono diffuse in tutte le scuole italiane. Ma mi lasci parlare, non faccia l'intollerante, ma insomma non faccia l'intollerante. Vedete, la sinistra purtroppo ha queste manifestazioni intollerante. Lascia perdere. Vabbè, in ogni modo. Allora, questo significa anche offrire degli elementi di valutazione che sono importanti in condotta, per il bambino. Questo è importante, perché senza una chiarezza nella situazione degli apprendimenti per la famiglia e per i bambini, si rischia semplicemente che la scuola non faccia una parte importante del suo lavoro. Questo senza togliere i giudizi analitici, che l'ho detto in mille salse e sta scritto chiaramente nell'emendamento, rimarranno. Anche gravemente insufficiente. Stavo arrivando a questo, sai. Ho detto vedi, valuteremo vedi, se sarà utile. Vedi che stavo arrivando. Intervengo non da vicepresidente del Consiglio, ma da genitore che fino all'anno scorso aveva la figlia alle elementari. Ho letto la fagella, sarò limitato io. Erano 4 pagine, alla fine ho dovuto fare un summit per capire com'era andata mia figlia a scuola. Sulle elementari convengo, poi lascio ai tecnici. Allora, io faccio il ministro dei trasporti, il ponte lo fanno gli ingegneri, i tunnel lo esaminano i geologi, gli architetti, i geometri, le aziende, quindi ognuno fa il suo mestiere. Quindi valuteranno anche gli educatori. È vero che, non so come finirà, ma lo dico, ripeto, non da genitore né da collega di Consiglio dei Ministri, gravemente insufficiente si può anche mettere a lato dal mio punto di vista, ma penso che sia più educativo per un ragazzino di 9 anni, e ormai il ragazzino di 9 anni del 2024 non è il ragazzino di 9 anni del 1982, perché fra smartphone, Netflix, intelligenza artificiale, un bimbo di 10 anni oggi è più sveglio di un quindicenne dei miei tempi. Io preferisco che se non studia e non fa i compiti prenda insufficiente piuttosto che in via di prima acquisizione. È una presa in giro in via di prima acquisizione. Se è insufficiente. Sul gravemente posso essere d'accordo con lei che magari questo avverbio può essere ingombrante, mettiamola così. Un altro tema su cui sono assolutamente d'accordo con Beppe è il voto in condotta. Ai tempi torno al mio liceo, io ho fatto le medie dai preti e ho preso pure gli schiaffoni dal mio insegnante, non avevo chiamato il telefono azzurro e non ero andato a chi l'ha visto. Che voto aveva in condotta, se lo può dire? Condotta avevo ai tempi, era distinto,
Faccio un po' di casino in riflessione, però non è, va bene. Però no, al liceo ho preso anche 8 in condotta per le assenze, perché ero arrivato a fare un libretto prima di essere maggiorenne da me firmato al posto di mio padre, che non è esattamente urbano, però anche lì mio padre non mi aveva denunciato. Quelli che prendevano 10 in condotta li prendevamo un po' in giro, perché insomma anche mio figlio: papà, ti devo dare una notizia, ho preso 10 in condotta. Dico: no, 10, avrai bigiato una volta, avrai interrotto una lezione, avrai copiato un compito in classe. Se uno non ha mai copiato un compito in classe in 5 anni non si è fatto la scuola che si doveva fare. Sono d'accordo che un conto è fumare in bagno che non si fa, un conto è bigiare religione o storia dell'arte, andare a spasso con la fidanzata che non si fa, un conto è bullizzare o far casino. Quindi la differenza fra l'8, il 9 in condotta, il 10 in condotta è semantico. Scusi, se fai casino, se fai... amico mio, sarà il tifoso della Lazio che è incazzato perché è uscito dalla Champions. Però meritavate, se segnava Immobile era un'altra partita, dai, via. Però purtroppo l'ha messa fuori col colpo di testa. Detto questo, se compi un atto di violenza in classe su un compagno o su un insegnante, che tu venga bocciato è sacrosanto. E quindi ti prego di andare avanti da questo punto di vista. Vorrei poi aggiungere anche un'altra cosa, perché vedete come mistifica talvolta una certa, come dire, informazione e anche una certa polemica. Proprio su questo fatto del gravemente insufficiente, perché di fronte ad una domanda della giornalista metterete anche gravemente insufficiente, la mia risposta, ed è stata l'unica, valuteremo se sarà utile per lo studente, punto fine. Tutte le altre elucubrazioni sono strumenti, ho detto valuteremo se sarà utile per lo studente, valuteranno i pedagogisti e valuteranno se sarà utile o non se non sarà utile. Ma lasci perdere. Ma lei che cosa fa, scusi? Lei ma lei viene qui. Ecco. E allora però, stia sereno. Stia sereno. Però mi permetta, se lei fa un insegnante e interrompe la gente che parla, non fa bene il suo mestiere, dal mio punto di vista. Perché il rispetto sta alla base del mestiere dell'insegnante. Il rispetto e la buona educazione. Madonna mia. Pensa possiamo per favore a concludere davvero, siamo alle battute finali ed è un peccato altrimenti, perché non riusciamo a raccontare tutto quello che vogliamo. Allora, noi siamo già un po' in ritardo, ma in un minuto, perché c'è ancora un tema che va almeno toccato e si rifà tutto quello che dicevate finora. Tra l'altro, mentre prima il ministro Salvini parlava del copiare, vedevo che non era d'accordo con questo. Però facevo anche copiare, perché la cosa più insopportabile sono quelli bravi che non fanno copiare. Questo è grave, questo è un comportamento grave. Secondo me lui non faceva copiare. No, adesso vi racconto, se volete vi racconto una storia. Lui non faceva copiare. Invece devo dire che, se volete, questo piccolo... Hai copiato? Quando ero in quinta fanno la mozione di sfiducia, no, se lo quando dico. Ero in quinta elementare era arrivato nella mia classe uno studente da Berlino Est, ultra raccomandato perché era figlio di un alto diplomatico della Germania Est. Era bravissimo in matematica, un genio, e l'hanno messo, il direttore l'ha messo di fianco a me, venuto il direttore scolare di fianco a me. E siccome lui era bravissimo in matematica, ogni tanto gli dicevo: senti, ma qui come si risolve questo? Devi imparare a fare da solo. Che infame! La seconda volta, devi imparare a fare. Classico proprio. Vabbè, Germania Est. Alla fine si arriva all'esame finale, perché all'epoca c'era ancora l'esame di quinta media. Io riesco casualmente a risolvere tutti i problemi. Lui, disperato, si mette a piangere e mi dice: mi dai la soluzione? Devi imparare a fare da solo. Per chiudere una battuta, perché è l'ultima che manca, sul tema dei cellulari, che ha a che fare col bullismo e con gli ultimi problemi legati alla scuola, ai ragazzi, e anche poi voto in condotta come
ultima fase, no, di questi, di queste problematiche, a tutti e due, lasciamo, magari cominciamo con Sabini e poi così chiudere Valditara. No, che poi, siccome Beppe è assolutamente ligio, se parlo, ripeto, non parlo da segretario della Lega, parlo da genitore. Quindi poi fai col tuo staff, i tuoi educatori, i tuoi pedagogisti, le tue scelte in base a quello che è giusto fare. Da papà, secondo me, sarebbe molto meglio, io ho visto le elementari, le medie, il liceo, che fosse proibito ai ragazzi di entrare in classe col telefono cellulare in tasca. Fosse assolutamente proibito. Cioè, come consegnato all'ingresso e recuperato all'uscita, perché poi noi siamo andati a scuola, io sono del 73, senza il cellulare, anche se non dicevi a tua mamma 6 volte al giorno che stavi bene, la mamma si accorgeva che stavi bene quando arrivavi a casa. Quindi se ci sono motivazioni didattiche, per carità di Dio, il tablet, l'insegnante, l'educatore, un altro paio di maniche. Per quello che mi riguarda, scuole elementari, medie e superiori, fino alla maggiore età non si potrebbe dover entrare in classe con il cellulare in tasca. Punto. Ma io francamente poi non trovo questo utilizzo di... mentre il tablet è un'altra cosa, l'abbiamo sempre detto, ma il cellulare, un uso didattico del cellulare, lo trovo abbastanza curioso. Per copiare. Per copiare. No, la circolare mia... Mi sentite? Arriviamo. Mi sentite? Sì, adesso sì. La mia circolare del dicembre del 22 ribadiva il divieto di un uso non a fini didattici del cellulare nelle classi. Le indicazioni sulla educazione alla cittadinanza consiglieranno caldamente alle scuole, rispettoso della loro autonomia, a partire dalla scuola d'infanzia per arrivare alla scuola media, di non consentire alcun utilizzo del cellulare anche a scopi didattici, perché dobbiamo riscoprire, lo diceva bene Matteo Salvini, ma lo stanno riscoprendo tanti paesi europei, dobbiamo riscoprire anche la capacità di scrivere carta e penna, di leggere, e poi ovviamente il tablet quando è necessario come ausilio alla didattica. Ma francamente che un docente consenta un uso didattico del cellulare ad un bambino di 6 o 7 anni lo trovo assolutamente inopportuno. Non dimentichiamoci che tutti gli studi internazionali, fra cui anche UNESCO, hanno dimostrato i gravi danni che l'uso e l'abuso del cellulare, soprattutto nei ragazzini più piccoli, possono comportare. Abbiamo il momento spot libro, c'è il firmacopio dopo no? Sì. C'è il firmacopio, quindi momento spot Giuseppe Valditara, la scuola dei talenti, edito da PM, per ritrovare tutto quello che ci siamo detti qui stasera, ma anche molto di più ovviamente, e soprattutto il grido non si copia, che mi sembra il ministro Valditara ci tenga moltissimo. Grazie a tutti voi di essere venuti qui.